piace della musica, non solo, poi ama scriverla la musica. E quindi grazie Antonio, arrivato appositamente per noi con la sua dolcissima moglie Franca da Verona. Io vi ringrazio infinitamente, ancora un applauso. Questo è il senso dell'amicizia vero e profondo, e vi ringrazio. Come senso dell'amicizia vero e profondo è per chi è riuscito ad essere qui oggi, siete tanti, ed è bello perché ognuno di voi è un volto amico, e questo è un elemento straordinario. Grazie, ciao Natalino, ecco altri amici che nel frattempo arrivano. Abbiamo scelto questo luogo perché questo ristorante non è soltanto un luogo dove poter dialogare, stare e vivere momenti conviviali, gustare dell'ottimo cibo vegetariano e vegano, ma è proprio un po' il luogo deputato a Margutta a celebrare l'arte. L'arte in tutte le sue forme, come vedete siamo circondati da testimonianze artistiche. Qui c'è in atto una mostra permanente, ma vi pregherei di soffermare il vostro sguardo su una particolare forma d'arte che vedete ben applicata su queste due tele qui presso il tavolo relatori, che sono poi le stesse che hanno permesso di garantire l'illustrazione del libro 40 poesie. E abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi oggi l'autore di queste tele e di queste tavole, per il quale vorrei un grande applauso, Antonio Longo. Antonio ha accompagnato il viaggio di papà attraverso questi lunghi anni di poesia, poi vi racconteremo come è nato il libro, lo racconterà papà. Ma la cosa importante è che da questa amicizia, questo è il tema forte di questa sera, nata tra questi due artisti, è scaturita la copertina del libro. Antonio da sempre è innamorato di questa forma d'arte che è il décollage, e come dice il nome, forse alcuni di voi ricordano Mimmo Rutella per esempio, questa tecnica che viene applicata su tela o su tavola parte dal principio della sottrazione, togliere, levare tutto quello che è in più. Ecco, è questo che ci è piaciuto, Antonio, perché spesso nella società odierna si vive di sovrastrutture incredibili. Questo è l'esempio di come da un oggetto d'arte si arriva per via di scomposizione ad avere il simbolo pittorico per eccellenza. E allora, Antonio, intanto una brevissima domanda a te. Sì, vieni qui vicino a me. Ringraziamo intanto anche gli amici della stampa presenti che ci stanno riprendendo, per questo vi chiedo di stare seduti perché altrimenti poi le immagini vengono, come si suol dire, sporche, si dice in gergo televisivo. Allora, intanto, perché sposare il décollage e non un'altra tecnica? Facevo, diciamo che da tanti anni faccio il décollage, però prima facevo l'olio, la tela e la pittura all'olio. Sono sempre rimasto affascinato da Mimmo Rutella che strappava, era un segno di protesta contro tutto quello che consumavamo, diciamo. E da pezzi di giornale, da manifesti, da locandine, pensavo che mettendoli insieme, dandogli delle forme, si potesse raggiungere anche un'arte, se vogliamo chiamarla così. Io la chiamerei più pseudo-arte, però. E tu perché pensi che questo termine sia più appropriato? Perché pseudo-arte dovrebbe essere più appropriato di arte, secondo te? Perché è fantasia, più che altro è fantasia. L'arte è un'altra cosa, non che non ci si metta il cuore e l'anima a fare queste cose, anzi, non è, forse sembra molto facile poterle comporre, ma ha delle difficoltà enormi. Però l'arte di chi muove le mani in un certo modo, di chi mescola i colori, di chi muove i pennelli, è un'altra cosa dal décollage. Lasciamo che gli artisti veri
siano considerate tali. Ecco, però la fortuna è averti qui con noi stasera, soprattutto Antonio resterà con noi. Grazie Patrizia Caimi, ti vedo solo ora, facciamo un applauso a Patrizia. Sì, perché hai realizzato una cosa che solo gli amici realizzano, cioè portare tante belle persone in questa magnifica serata, quindi ti ringrazio Patrizia. Antonio resterà in nostra compagnia, quindi qualunque domanda, qualunque curiosità vi possa essere ispirata dalla sua opera, lui è qui per rispondere. Come vedete riesce anche a personalizzare l'opera, quindi se avete un soggetto vostro prediletto, Antonio, pur con la clausola di essere lasciato libero di creare, realizza per voi l'opera. Questa è la libertà dell'artista, è veramente forte e fondamentale. Sicuro, mi devono, cioè chi vuole un soggetto mi deve dare il soggetto e basta, non mi deve dire altro. Questo è, diciamo, questo è quello che io chiedo, non si può dire mettimi questo, poi mettici quello, scrivici quello, no, tu vuoi, non so, Che Guevara, benissimo, poi il resto ce lo metto io. Grazie, Antonio Longo, qui con noi. Grazie, ti puoi accomodare, poi avremo modo di stare ancora un po' insieme e chiacchierare. Va bene, prego, prego. Allora, abbiamo detto e abbiamo cominciato con la musica, siamo passati a questa forma d'arte che è una pseudo-arte, come ha ben detto l'autore, e adesso siamo qui per parlare di poesia. Se ci pensate bene, le arti in generale si avvalgono di strumenti, la musica ha gli strumenti musicali, il pittore ha i colori, i pennelli. La forma d'arte che non ha strumenti se non la semplice parola è la poesia, eppure pare essere essa, la poesia, la forma d'arte più elevata ed assoluta. E per riuscire a presentare bene un libro di poesia era necessario circondarsi di amici. E per questo che qui, questa sera, come dicevo all'inizio, ne sono intervenuti tanti, ma in particolare la presenza forte, preponderante di due persone a me particolarmente care. Vabbè, una è mio marito e lo ringrazio, Pierpaolo Segni, grazie. Papà non lo devo citare, ma l'altra presenza per me veramente fondamentale, oltre le associazioni che hanno patrocinato l'evento, sono gli studenti. Ragazzi, fatevi un applauso perché è importante la vostra presenza qui e invito gli studenti a prendere parte alla lettura delle poesie più tardi. Parlavo di associazioni, di persone amiche, ma di persone di grande valore che non appena hanno avuto questo libro tra le mani hanno detto: Camilla, noi dobbiamo fare qualcosa insieme. Ed è per questo che io devo ringraziare Italide nella persona di Antonella Preno, quindi grazie. Ius disputando che questa sera è Ius Poesia con l'avvocato Antonella Sotira, grazie. La Fondazione CRE, grazie, Domenico Naccari, Calabria Roma Europa. Ci sono tanti amici qui presenti, per adesso comincio a salutarne uno tra gli altri, Patrizia l'ho già ringraziata, l'onorevole Peppino Acroglianò del CIPE International, grazie. E poi via via li saluteremo. Allora, io vorrei che un'amica come Antonella Freno, la dottoressa Freno, presidente di Italide, cominciasse a portare per mano all'interno, no, di questa serata magica, magica perché è dedicata alla poesia. Abbiamo detto, il solo strumento è la parola. Un bel applauso per la dottoressa Freno. Grazie, Camilla. Per me quest'oggi è un motivo d'onore e di privilegio speciale essere qui non solo ad attestare il valore di un'amicizia che mi lega alla famiglia nata, per essa alla tua figura, Camilla, quale compagna di percorso preziosa sul piano del valore professionale, ma soprattutto della sensibilità di persona attenta a tutti i fermenti sociali, interprete delle fasi più significative della vita culturale e sociale del nostro paese. Ed è un motivo di piacere in più
quella di aver conosciuto il professor Lamberto Nata anche attraverso, come dire, questa somma antologica di poesia, di aver apprezzato in lui quella persona che spesso nei nostri cenacoli culturali con Domenico Natoli, Antonella Sottila, ma anche con Antonio Bartolotti e prima ancora con l'onorevole Crullanò, avevamo considerato come il tratto fondamentale di quello che è nel nostro paese il tratto culturale. Oggi vi è più necessario, proprio in questa fase caratterizzata dall'avvento della robotica, della dimensione multimediale, telematica, che sembra annullare la capacità di pensiero. Ebbene, il professor Lamberto Nata è il fulgido esempio di quella cosiddetta cara contaminazione dei saperi che anni or sono già Bertrand Russell citava come il tratto significativo della piena accezione culturale, perché, come ne sappiamo, da uomo di scienza puro, matematico, fisico, il professor Lamberto Nata nel pieno della sua maturità ha voluto realizzare, coronando un percorso già iniziato, come egli dice, negli anni della giovinezza, un percorso che vede nella poesia una forma artistica che forse rappresenta, proprio nell'accezione etimologica, poesia dal greco poiesis significa l'arte della creazione, della composizione, la capacità di costruire e creare quei momenti d'arte che sono effettivamente deputati, proprio perché immateriali, ad una destinazione, ad una proiezione all'infinito. Il professor Lamberto Nata lo fa con il piglio di un uomo italiano che crede fortemente nelle grandi tensioni che hanno animato soprattutto quest'ultima fase del Novecento e l'avvento del nuovo millennio. Lo fa con la consapevolezza di chi ripone intanto nell'accezione ampia dell'arte poetica il valore fondamentale di coordinata utile al saper vivere, dando proprio ragione a quel che diceva tempo fa il grande poeta Pablo Neruda, che la poesia intanto è il più grande atto di pace, facendo quasi eco con la definizione data da Charlie Chaplin: la poesia cos'è se non una lettera d'amore all'universo? E il professor Nata lo dimostra in questo manuale, voglio definirlo, che racchiude anche il valore di un'esperienza di vita abbastanza variegata, proprio perché ricca, ridondante di momenti di affetti, di tensione, di impegno, soprattutto di dedizione, perché leggendo queste liriche nelle loro, diciamo, dimensioni antologiche, dalla prima, da quel giorno che viene in senso cronologico posposta nell'ultima raccolta, per poi passare 20 anni dopo e giungere con il ritorno a Polimnia alla celebrazione, Camilla, della figura di Polimnia, non solo come una figura cara alla mitologia greca, ossia la musa dell'eloquenza, ma a rafforzare il valore della parola come quello strumento di sublimazione dell'animo e di tensione al trascendente. E di momenti come questo ce ne sono parecchi in queste liriche, che sono a mio avviso anche delle pennellate, non solo perché accompagnate dalla bravura dell'artista Antonio Longo, ma proprio perché esse si pongono con due aspetti significativi. Il primo, un richiamo al materiale, alla natura, al paesaggio, ravvisando però in questo paesaggio quei sentimenti animati che fanno il paesaggio stesso una costante della, come dire, compartecipazione dell'animo del poeta. Il paesaggio non è indifferente. In alcuni tratti, in alcune liriche, vorrei invitarvi a leggere con particolare attenzione, ho trovato quei tratti che hanno caratterizzato nel grande Giacomo Leopardi il valore del pessimismo cosmico, ma il pessimismo cosmico come affermazione della pienezza, di quest'inno alla vita, quest'inno che poi il professor Lamberto Nata desta e ripone nella centralità degli affetti. Degli affetti che sono un tratto costante della sua ispirazione poetica, ma soprattutto di alcune figure femminili che hanno molto intriso e caratterizzato la sua sensibilità d'animo. Mi piace intanto richiamare il valore di una dedica, la dedica che l'autore fa alla moglie Luisa, alla moglie nelle vesti di fedele compagna, ma soprattutto di partner disponibile per l'intero percorso di vita insieme,
ad accogliere soprattutto quelle che l'autore chiama le debolezze, l'uomo, la persona. La dedica alla madre. L'invito a leggere la lirica a mia madre, in uno dei versi ho proprio ritrovato quello che poc'anzi citavo come il tratto d'unione tra l'immanente e il trascendente, nella figura della madre genuflessa e raccolta in preghiera. Lo stesso tratto di tenerezza che l'autore riversa nei confronti di quest'amore così tenero, così spontaneo, così totale, che l'autore riveste nei confronti delle figlie, di queste bambine che, mi piace richiamare i suoi versi, sono divise nella sua fantasia tra le bambole da coccolare e i principi buoni che esistono nei sogni e che fanno ritornare l'alba a brillare. E di questo brillare dell'alba l'autore si ammanta nelle antitesi, nei chiaroscuri, in tutto quello che apparirebbe una tensione malinconica, che invece a mio avviso si traduce in quest'inno alla vita che l'autore giunge a sublimare attraverso la forte tensione religiosa che richiama nella poesia dedicata a Papa Francesco. In Papa Francesco l'autore vede non solo il sommo pontefice di tempi moderni, colui chiamato a continuare e proseguire l'autorità spirituale della Chiesa in un periodo in cui anche le tensioni temporali, il cosiddetto potere temporale, inficia quella grande vocazione all'amore, alla carità, alla sussidiarietà e alla solidarietà, che invece l'autore ripropone in questo messaggio. Io voglio esprimere una grande e davvero sincera gratitudine al professor Nata, perché in tutte queste poesie, una per una, ho colto, pur nelle differenze, l'unico grande denominatore, il richiamo a vivere una propria dimensione tra l'ethos ed il pathos, per assumere quella dignità di persone che si accingono ad esplorare l'avvenire della vita con un grande compito ed una grande sfida. Il compito di essere persone, uomini e donne, responsabili e consapevoli, e di attestarlo in una condivisione che dall'ambiente circostante si irradia e diventa un grande messaggio. Grazie, professore. Allora, a questo punto, intanto grandissimi complimenti ad Antonella Freno per, insomma, queste parole, oltre che sentite, proprio veramente pensate, meditate, ecco, grazie. Papà mi stava dicendo una cosa all'orecchio. A questo punto facciamo una cosa che non viene mai fatta a Roma, cioè noi adesso vi diamo il libro in mano, perché così avete modo di sentirlo, di vederlo. Se vi piace lo comprate, se no ce lo restituite. Ragazzi, ci date una mano? Enrico Alessandro, ci date una mano a distribuirli? Una persona? Grazie, così date una mano a papà. Allora, Fondazione ECRE, Domenico Naccari, che ha riservato per noi un ritrattino dell'autore, niente male. Quindi diamo tempo ai ragazzi di distribuire il libro, in modo tale che possiate poi, soprattutto quando andremo alla lettura delle poesie, trovarle con riferimento specifico alla pagina dove sono collocate. E sono curiosa anch'io, caro Domenico, di ascoltarlo questo ritratto, perché viverlo da figlia è un discorso, per te invece, che insomma in fin dei conti l'hai un po' studiato qualche volta, in qualche occasione l'hai incontrato, beh, vediamo qual è il ritratto che poi magari Antonio Longo proporrà invece con la sua vis da pittore sul quadro. Grazie Domenico, come preferisci tu, seduto in piedi, qua c'è il microfono. Grazie, un applauso al... Grazie Camilla, noi non potevamo mancare a questo evento per tutta una serie di considerazioni, intanto per l'amicizia, la stima e l'affetto che ci lega a te Camilla, che devo dire agli eventi della Fondazione sei stata sempre presente, presentando con la tua autorevolezza, professionalità e con l'affetto che hai sempre dimostrato alla Fondazione, a tutti gli eventi. Ricordo per ultimo quello che è stato in Campidoglio, che ha presentato quel concerto a cui hanno partecipato circa 15 ambasciate, quindi è stato, ti ringraziamo ancora per tutto quello che hai fatto per noi. E poi oggi
Lucis in fundo conosciamo fino in fondo il professor Nata, e la cosa che Camilla non ha detto è il legame che lega Camilla al papà. Oltre che l'affetto, il papà, come tutti i papà, è un punto di riferimento. Il giovane poeta che per la giovane giovanissima conduttrice è un punto di riferimento, tant'è vero che Camilla dice spesso al padre: papà, devi vivere altrettanti anni, non lo diciamo quanti sono, perché io ho bisogno, come tutte le figlie, del papà. Io ho perso mio padre 4 anni fa e purtroppo ritengo che il papà sia sempre una guida non soltanto spirituale, ma una guida di vita, di percorso e di abitudini. Il giovane poeta. Ho promesso di vivere altri 20 anni. 20 anni, infatti, meno, io non lo volevo dire, però io le auguro. Maggio 80, devo io, arrivare a 100. Ecco, io questo non lo volevo dire, però io le auguro di vivere altrettanti anni. Quindi Camilla dice 20, però noi ci auguriamo che insomma la vita ormai sia allungata. E poi qual è il segreto? Spero di non diventare rimbambito. No. Allora voglio rivelarvi anche qual è l'elisir di lunga vita del professore. Il professore, diciamo che non assume farmaci di lunga vita. Il suo farmaco di lunga vita è l'acqua ghiacciata. Mi corregga se sbaglio. Allora lui beve acqua ghiacciata estate-inverno e spesso anche dopo aver naturale, rigorosamente naturale, spesso dopo aver mangiato anche un piatto pieno di ciliegie. Che bravo, chi me l'ha detto? Io l'ho studiata però, l'ho studiata perché dovevo fare il tratto dell'autore. E poi cosa ci consiglia il professore? Dice: non è necessario essere poeti, perché la poesia è una vocazione, quindi è sentimento allo stato puro. Quindi è necessario magari apprendere dal poeta, perché la predisposizione naturale non l'hanno tutti, è una sensibilità, e quindi questa sensibilità noi la dobbiamo cogliere. Noi da lei, professore, abbiamo colto questa sua particolare sensibilità di uomo di destra, ma anche di uomo religioso che ammira Che Guevara. Quindi sembra un apparente contrasto tra il comunismo, che è vicino all'essere ateo, al contrastare in ogni forma la religione cattolica, ma che anche ha questi miti che lei riporta, come Che Guevara, e invece la religione cattolica Papa Francesco, da uomo di fede e di destra, che riporta nelle sue opere questa sua profonda ispirazione religiosa e questo suo profondo attaccamento alle grosse personalità come Che Guevara. Tra l'altro figlio di colonnello dei bersaglieri, che nel 1947 rifiutò di giurare fedeltà alla Repubblica, e per questo ne trasse soltanto fedeltà al re. Io ritengo che questo sia, mi corregga se sbaglio, una sua tradizione familiare, quella di essere naturalmente tendente a destra, ma anche di non riconoscersi fino in fondo in questa Repubblica, ma di rifugiarsi, per così dire, nella poesia, che è la più alta forma di arte e la più alta forma di espressione personale in un contesto dove magari non ci si ritrova più socialmente. Quindi lei, in questa sublimazione personale, nella massima espressione dell'arte che è la poesia, lei riesce nel migliore dei modi a rappresentare quelli che sono forti legami familiari con i suoi genitori, sua madre Camilla, la sua famiglia e la religione, e questa forte predisposizione verso Papa Francesco, forte personalità che devo dire ha rivoluzionato un po' quella che è la religione, il modo di vivere il cattolicesimo, il modo di vivere anche in assoluta povertà e assoluta serietà il ruolo di pontefice. Quindi è stato bello leggere le sue poesie, perché ci hanno permesso di capire l'autore, che non si riconosce in una attuale politica, così possiamo dire, in un'attuale società, e si rifugia in questa forma estrema di arte che è la poesia. E in questa forma estrema lui riesce ad esprimere quello che è se stesso: uomo di cultura, uomo di fede, uomo di destra, ma una destra che
a suo avviso non esiste più. Mi corregga se sbaglio, grazie. Grazie a voi. Domenico, come hai fatto? Non lo so, però il ritratto era fedelissimo. Ancora un applauso a Domenico Napoli. Grazie. Vedo due signore in piedi, posso chiedere di portare due sedie, almeno per le due signore ancora rimaste in piedi, grazie, gentilissimi. E allora, a proposito di amiche che hanno subito creduto in questa serata, che hanno subito vissuto questo libro, non appena lo hanno avuto tra le mani, non posso non citare la cara, carissima amica, avvocato Antonella Sotira, per la quale vorrei veramente un grande applauso. Antonella si è subito presa l'impegno di diffondere il messaggio, correte numerosi per ascoltare questa serata dedicata alla poesia. E ribadisco, ragazzi, magari preparatevene una a testa così le leggete voi, perché è bello che siate voi, il vostro animo puro, a interpretare l'essenza di queste liriche. Vogliamo farne leggere una intanto? Va bene, con un po' di sottofondo musicale magari. Chi comincia? Vediamo le mani alzate come a scuola. Enrico, cominci tu? Dai, però vieni qui. Guarda, c'è posto vicino all'avvocato Sotira. Facciamo un bel applauso a Enrico. Pagina 55, la mia preghiera, l'ho scelta perché credo che anche nella preghiera si possa nascondere un contenuto poetico. La mia preghiera, questa, la mia preghiera numero 19, perché penso che si possa nascondere anche poesia all'interno della preghiera. Io leggevo le preghiere di Madre Teresa di Calcutta, sono esteticamente, formalmente molto poetiche. Hai centrato una poesia che io sento tantissimo. Grazie. Allora la leggo. Ti prego, Signore, nel giorno che brucia d'arsura, nell'umida notte che ride dal cielo lontano, nei verdi silenzi infiniti che i prati regalano al sole, ti prego, se il vento dirompe tra i pioppi fra nuvole scure, se l'urlo vicino del mare rimbomba nel livido lume del cielo che squarcia la sera, nel rosso crepuscolo opaco sul cupo languire del giorno, ho udito le stelle sorridere del bianco pallore del viso, di queste mie mani che tremano al lento impastare del fango. Per questo, mio Dio, per questo mio povero nulla, nei gonfi silenzi del cuore, io ti prego, oh Signore. Bravissimo, vedete come sono bravi questi ragazzi, con la loro semplicità. Allora, Antonella Freno, non oso immaginare il percorso che ha scelto il nostro avvocato. So che i suoi percorsi cominciano facili, ma poi si inerpicano per strane vie, ma riescono poi sempre a regalare grandi emozioni. E quindi, ancora un bel applauso per avvocato Antonella Sotira. Ius, gustando, ius, gustando, ius. Così. Resto seduta. Buonasera a tutti, ovviamente grazie all'amica Camilla Nata, ma soprattutto alla possibilità di aver assaporato meglio la famiglia Nata. Io ho avuto l'opportunità qualche giorno fa anche di stare con Sabina e quindi di ascoltare vari aneddoti sul professor Nata. Felice di essere qui insieme ad Antonella Freno e a Domenico Naccari, e volevo ricordarvi che Domenico ha saputo dipingere bene questo ritratto, perché comunque anche lui ha una deformazione professionale, che è quella di essere un avvocato, un ottimo penalista, quindi raccoglie indizi e poi ovviamente ricostruisce i fatti. Sì, ius gustando, ius poesia. Questo, la presentazione di questo libro
si incornicia nel nostro nuovo progetto, che è questo del Festival Youth Art, un festival itinerante dove la domanda esistenziale che abbiamo posto è: il diritto è un'arte o l'arte è un diritto? Quindi io, che sono innamorata del diritto, ho cominciato a immaginare questa presentazione del libro di poesie, ben immaginando che invece ci sarà poi lo scrittore Segneri, che quindi ci delizierà rispetto invece alle tecniche, no, utilizzate per comporre poesia. Al fatto che la nostra, innanzitutto, questo libro è espressione della nostra massima libertà costituzionale, che è quella sancita all'articolo 21, che è quella di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nel caso di specie, questo libro è espressione non solo di manifestazione del pensiero, ma di manifestazione anche di visioni, perché comunque il professor Nata ci regala visioni attraverso i suoi versi, ma parte da visioni, perché ricordiamo, il professor Nata è un grandissimo esperto di arte pittorica, perché gli ha collezionato per anni, si è occupato per anni della pittura piemontese dell'Ottocento, e ha pubblicato due bellissimi volumi che raccontano questa sua dedizione alla pittura dell'Ottocento. Pensando a questo libro, ho pensato ovviamente alla poesia, suscita subito il binomio con la parola bellezza, e quindi ho pensato ad un'altra proposta di legge che venne presentata nel 2015 da una senatrice di SEL, in cui modificare l'articolo 1 della Costituzione inserendo proprio nell'articolo 1 la parola bellezza. E difatti la senatrice, che è anche presidente della Fondazione Italia Patria di Bellezza, proponeva: la Repubblica Italiana riconosce la bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali, storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali. Ovviamente, come voi tutti sapete, questa proposta non è passata, è rimasto ancora questo nostro primo articolo in cui la Repubblica Democratica è fondata sul lavoro, e qui mi taccio perché ogni bellezza viene meno. Ma a quale tipo di bellezza si ispirava il concetto di questo movimento politico di cui era esponente Serena Pellegrino? È quel tipo di bellezza su cui anche Vittorio Sgarbi ha speso un libro, perché insieme, qualche anno fa, nel 2016, insieme ad un altro noto storico d'arte, scrisse un libro che si intitola La Costituzione e la bellezza, partendo proprio dal concetto che il tipo di bellezza che andrebbe inserito all'interno della nostra Costituzione è un tipo di bellezza che non ha a che fare con quello che noi comunemente pensiamo siano le opere d'arte. Quindi noi qui siamo a Roma, siamo abituati in una città, la città eterna, bellissima, ad essere immersi nei capolavori dell'arte, ma un tipo di bellezza che significa appartenenza, cioè questa sensazione di identità nazionale italiana strettamente connessa al concetto della bellezza, e che addirittura, secondo Sgarbi, che come sapete è anche un uomo abbastanza polemico, riconosce Sgarbi che addirittura la Costituzione, nonostante l'uso di un linguaggio prettamente giuridico, si declina in un modo poetico. Infatti, cita Sgarbi che l'articolo 2... No, io non ne voglio, sono loro che ne hanno. Le signore, sì, sono sedute. Non lo so, sono tre sedie fanno del cinematografo. Silenzio, grazie, sono sedute le signore. Ecco la vis del professor Lamberto Nata, che è comunque un galantuomo e quindi si preoccupa delle signore a piedi. E anche questo è patrimonio dell'identità nazionale. Io sono poeta, ma quando tirano, questo è così, infatti. Non ho il carattere né di Pascoli né di Leopardi, li adoro. E lei è un adoro passionale, carattere, giustamente. E anche le sedie. Non parlo di... Ci sono le sedie, così possiamo continuare. Bene, signore, a posto. Quindi, ritornando a questo, alla vis polemica appunto di Sgarbi, l'abbiamo citato e quindi subito ci ha fatto lo sgambetto. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo in questa affermazione
secondo Sgarbi si declinerebbe un'appartenenza, una poesia anche a livello giurisprudenziale, che quella ricercatezza nel parlare di giurisprudenza che in Italia ha avuto un suo genere letterario. Cominciamo, pensiamo a Sciascia o a Salvatore Mannuzzo, sono comunque degli scrittori che hanno declinato questa modalità sociale e giuridica di individuare la bellezza. E poi anche ricordiamo nella pittura che questa declinazione c'è stata, perché uno degli affreschi più noti, diciamo, di natura politica giuridica rimane ancora oggi l'affresco del cattivo governo, del buon governo, l'allegoria affrescata da Lorenzetti a Siena. Andiamo al libro del professor Nata, ovviamente senza necessità di introdurre nell'articolo 1 della nostra Costituzione la parola bellezza. L'articolo 9 della nostra Costituzione comunque si occupa di bellezza, perché in ogni caso è l'articolo che tutela il paesaggio, il patrimonio artistico, tutela la ricerca scientifica, quindi ci induce e impone allo Stato e a tutti tutte le istituzioni questa tutela della nostra identità nazionale. Mi piace riportarvi le parole che uno dei nostri presidenti della Repubblica ha utilizzato qualche anno fa proprio rispetto all'articolo 9, in cui il presidente Ciampi, leggo testualmente: il 5 maggio del 2003, in occasione della consegna delle medaglie d'oro e dei meriti della cultura e dell'arte, affermava: e nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nelle capacità creative degli italiani, che risiede il cuore della nostra identità, di quella nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L'Italia, che dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. Qui il professor Nata non abbiamo dubbi che sia un figlio italiano, quindi una grande espressione della bellezza intesa in questi termini. Io la poesia che ho preferito maggiormente, ho apprezzato molto le poesie dedicate alla natura, ma mi sono posta quest'uomo, no, che ha comunque il coraggio della sua tenerezza, che mi ricorda tanto quel Gardiacaccia un po' grezzo di Mellors nell'Amante di Lady Chatterley, che comunque aveva il coraggio della propria tenerezza, perché esprimere così la propria tenerezza, pubblicarla, perché poi c'è anche un altro passaggio: un conto è scrivere, un conto è avere il coraggio di pubblicare o comunque di sottoporsi alle critiche di un editore o anche ovviamente del pubblico. Mi raccomandava Camilla: ciò che importa a mio padre stasera non è tanto quello che diranno i relatori, ma l'impatto con il pubblico, quindi il contatto con i lettori, che è fondamentale per il poeta, per ogni scrittore. La poesia che mi è piaciuta di più è quella, ha detto, quest'uomo avrà comunque dei turbamenti, non soltanto di natura estetica e statica, ma anche passionali, l'abbiamo già visto, però i più intimistici, più, forse più cupi, come già ricordava la dottoressa Freno. E quindi a me è piaciuta un pizzico di dubbio, quindi questa un'anima fatta di dubbio, che vive nell'ombra d'atroci misteri e si perde nel nulla d'un vago ansimante cercare. Questo verso io l'ho amato molto, perché ovviamente anche lei poco fa ha espresso questa voglia di continuare a vivere per almeno 20 anni, che è comunque una voglia ancora di cercare, di vedere, di avere nuove visioni. Poi, parlando con Sabina, l'altra sua figlia, ho anche scoperto il fatto che lei ha composto anche alcune parole di alcune canzoni, dall'Adagio di Albinoni, quindi si è anche cimentato in questa difficilissima cosa, Un'anima che muore, no? Fino ai Pescatori di Perle di Bisè. Allora, quella è un'opera che io adoro, quindi... soprattutto questa versione italiana, no, cantata da Kraus in questo Mi par d'udire ancora, per cui io, che dire, questo libro mi ha comunque portato anche a questa passione per la musica, e quindi, che dirvi, vorrei, se il professore mi consente si può fare una battuta così, vero? Dai, consenti, vero? Consenti, vero? Va bene.
Vorrei quindi chiudere insieme a questo canto di Nadir, che o notte di carenze, gioir che non ha fin, sovvenir divin, foglie e brezze, le auguro, professore, ancora del sogno, sogno d'amore. Alessandro, te la senti una poesia? Dai, vieni qui con noi e approfitto per ringraziare, oltre gli studenti, le tante meravigliose docenti e professoresse che sono qui con noi stasera. Grazie, ma poi i ringraziamenti li farà Pierpaolo, però, e la dirigente scolastica Fabia Valli. Grazie Fabia che ci segue da tanto, però naturalmente ci penserà poi Pierpaolo ad estendermi meglio della sottoscritta. Grazie al magistrato Caterina Garuffi che qui con noi ci ha raggiunti, la vedo là, il parrucchiere delle dive Natalino Candido, la scrittrice Maria Pia Cappello, grazie Maria Pia, la collega meravigliosa Daniela Pulci di Uno Mattina, ciao Dani, grandi, insieme insomma ad altre colleghe meravigliose, l'attrice internazionale Francesca Staiano, grazie, insieme a Gio Di Giorgio che sono intervenute, grazie, e ancora il visagista delle dive Diego Giardino con la cara Maria Buongiorno, grazie, grazie. Spero di non dimenticare nessuno, la dottoressa Silvana Campisi, come potrei, presidente Prodomed, progetto Donne del Mediterraneo. Poi ripasso tra di voi, la svelo dopo perché interviene, la tengo come chicca, un'altra amica. Va bene, poi tanti cari amici, ho visto Paolo Botti, Gian Piero Stancati, Enrico Lucisano, insomma siete veramente tanti. Dov'è Petrillo? C'era prima. Eccolo Marco, ciao, insomma vabbè, siete tantissimi, favolosi, grazie veramente di cuore, avete riempito di gioia e di bellezza questa sala, grazie. Allora, che cosa scegliamo? Ho scelto Mia madre a pagina 39, ho scelto questa poesia per l'emozione che mi ha suscitato, specialmente nella parte finale, visto che quello che era un ricordo dolce della madre diventa, visto che è un ricordo malinconico, mi ha suscitato queste emozioni contrastanti. Bravissimo, infatti io ero lontano e ricordavo mia mamma diventata ormai bianca, più triste e più bianca da allora. Ho visto una rosa nel boccio, dischiudersi nell'attenuo tepore d'un bacio ridente di sole, al soffio leggero dell'aria d'aprile. Ho visto una bimba avanzare raggiante nel sole, ho visto una madre, mia madre, chinarsi a pregare. Nel mistico suono di un organo, nell'aria profuma di un incenso l'ho vista, nel sogno più triste e più bianca dell'ora. Allora, prima che, insomma, ringraziamo anche le rappresentanze Shane de Rotiseur, ne ho viste qui in sala, grazie per essere con noi. Prima di dare la parola all'autore e prima di un saluto speciale della cara amica Claudia Corinna Benedetti, per la quale voi si sta nascondendo, ma niente, prima di Avista Antonella, adesso ti rivedo io, per l'Osservatorio Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro, ma anche ambasciatrice di pace, vorrei che, Claudia, vieni, raggiungici, perché so che tu ci porti il saluto della tua associazione, ma è un saluto personale in realtà, il tuo e quello che viene dal tuo cuore profondo. Tra l'altro Claudia Corinna, come Antonella Sotira, hanno avuto già la possibilità di ascoltare degli incontri di poesia dedicati a studenti, docenti, preparatori, propedeutici si dice, ad un concorso di poesia che proprio andremo a lanciare questa sera, di cui vi parlerà papà. Bel applauso per la dottoressa Claudia Corinna Benedetti. Grazie. Devo dire che è con immenso piacere che ovviamente sono venuta a questa presentazione del libro di poesie del professor Nata, che ho avuto il piacere tra l'altro di conoscere mesi fa in un altro momento estremamente importante, dove è presentato un altro libro, non di poesie ma di aforismi. Quindi ho avuto il piacere di conoscerlo. Sì, vi porto un saluto mio personale innanzitutto. Camilla molto amabilmente ci tiene a sottolineare l'associazione Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza, e devo dire che probabilmente il tema della sicurezza, quindi correlato alla legalità, alla giustizia, può apparire che mal si concili invece
con l'odierno incontro. E invece no. E qui, ecco, entro io a livello personale, nel senso che ho sempre avuto questa convinzione forte, l'ho dimostrata, ogni volta che abbiamo fatto qualche evento ho ritenuto che dove non arrivava la capacità dialettica, la capacità anche giuridica, faccio un plauso all'amica Antonella, io l'ho fatto in anni passati, adesso mi trovo invece a fare proposte di legge che come non passeranno mai. Mettiamo seri, smuoviamo le acque. Sì, però smuoviamo le acque. E devo dire che ho sempre cercato proprio di coniugare questi due momenti estremamente importanti. Il momento della poesia e il momento dell'arte nella sua espressione più ampia, perché anch'essa è cultura, dove non arriva la nostra capacità dialettica di sottolineare alcuni elementi, ci arriva in maniera preponderante e forte quella che è la poesia, che tocca le nostre corde più profonde, i nostri sentimenti. In un momento, anzi direi in anni come questi, e devo dire non ho ancora letto il libro del professore, poi quando Camilla ha sottolineato quello che mi ha mandato, credo l'altro ieri, dice guarda che dovrai parlare, io sono, credetemi, impreparata, perché non avevo il libro, però l'ho sfogliato. E devo dire la prima cosa che mi ha colpito, sulla quale vorrei soffermarmi, tu fermami perché sai che quando comincio rischio di non finire, mi ha colpito molto nella presentazione iniziale del libro, quando il professore narra del suo viaggio in treno e di questo giovane tecnologico. E qui voglio toccare l'elemento. Siamo in una società profondamente tecnologica, in una società dove l'accelerazione dei tempi ci impone un modello di vita talmente accelerato che abbiamo poco tempo per dedicare a noi stessi, ai nostri pensieri più profondi, alla elaborazione di ciò che il nostro più intimo nostro essere ci potrebbe dettare, ed è la poesia. Ma siamo pronti ovviamente ad accoglierla, proprio perché la dimostrazione, molti si sono chiesti, ma che ruolo può avere la poesia oggi? Enorme, ancora di più, ancora più importante, proprio per questo divario che c'è. In una società ormai legata all'informatizzazione, alla velocizzazione, ad un concetto di acustica visiva, più che di competenze di approfondimento, noi non approfondiamo, non leggiamo, non ci soffermiamo, perché si va di corsa. E allora il ruolo ancora più forte che la poesia può dare è quella proprio che è baluardo, forte e preponderante, direi, rispetto all'altro, anche del nostro patrimonio linguistico, della nostra capacità di esprimerci. Stiamo perdendo questa capacità, abbiamo una lingua che è meravigliosa, la lingua italiana, ne usiamo un quarto di quella che potremmo lasciare, ma quando c'è il respiro, e non è frase mia, dell'anima, che la poesia ti detta, io credo che veramente riusciamo a trovare termini desueti, termini che non usiamo, ci lasciamo andare sull'onda dei ricordi, ci andiamo ad andare sull'onda del pensiero affettivo, parliamo dei momenti delicati, dei momenti dolci, gioiosi, piacevoli, tristi, ma con quella capacità di trasmettere agli altri un grande valore. Io credo che questo è un grande patrimonio. E lo dimostra questa, e devo dire grazie alla capacità anche non solo di Camilla, non solo della presentazione oggi di questo libro di poesie che sicuramente leggerò, penso, tutto d'un fiato, ma proprio perché con Pierpaolo Segneri è stato promotore di questa iniziativa, corsara, di questo galeone che è partito e non si ferma, non si può fermare perché ci siamo noi. Chiudo dicendo, questo vuol dire basta così, ed è giusto perché lascio la parola ovviamente a Ma, ti ringrazio sempre all'infinito, anche se ogni tanto mi sconvolgi perché non sono temi miei, ma sono temi che mi appartengono. Non puoi parlare di tutto. Grazie, buon proseguimento. Allora, ho visto l'avvocato Paolo Zagami, lo saluto e lo ringrazio per essere
essere qui, grazie Paolo. Ho visto anche Emanuela Scavo, che però è una collega giornalista che però credo adesso sia fuori al telefono, così però insomma la salutiamo, grazie. Via via che vi vedo, poi vi saluto. Ah, e la stilista Giuliana Guidotti, eccola che l'ho vista adesso. Ciao Giuliana, grazie. Allora, ho citato gli amici, ho citato l'amore per il papà, ma c'è un amore grande al quale dobbiamo questa serata, Pierpaolo. Grazie, grazie Camilla, bravissima, questa sera come sempre sta dando il meglio di sé e questa serata ha un ritmo eccezionale anche grazie a Camilla, io chiedo un applauso per Camilla. Brava, brava. Per quanto riguarda il libro e l'autore, penso che i relatori abbiano fatto venir voglia di leggerlo e di approfondirlo. Poi sentiremo l'autore in persona. Volevo fare anch'io qualche ringraziamento, anzitutto Domenico Mariani, che è venuto apposta da Frosinone, anche lui poeta, produttore teatrale, anche se nella vita poi per sbarcare il lunario si occupa di numeri, di statistiche e fa il commercialista. Poi volevo ringraziare la professoressa Anna Pesa, la professoressa Maria Rosaria De Simone, sì, e anche la studentessa Giulia e Andrea che sta lì dietro, in particolar modo un saluto anche a Daniela Pulci e a Imma Piro, attrice che sicuramente avete visto in alcune fiction o a teatro o al cinema. Insomma, un grazie a tutti voi. Io prima di tutto volevo coinvolgervi immediatamente perché insieme al libro c'è un gadget interno, infatti Giorgio Giorgio l'ha già visto, e della Somma Università Popolare Europea di Roma, che è questa università popolare creata proprio dal professor Nata e che lancia per la prima volta qui in questa sede l'idea di un concorso di poesia. Non vi sto a spiegare varie cose che poi troverete direttamente sul sito dell'associazione e quindi dell'università. Sul pieghevole avete tutti i riferimenti telefonici, di indirizzo, web, tutto. Ma giusto per farvi capire che siccome, come aveva detto Claudia Corinna, questo è un viaggio di un galeone che ormai è salpato e si trova in mare aperto e noi corsari della poesia ci siamo lanciati in questa avventura che vuole far ripartire un senso della vita, un'emozione del sentire la vita che deve essere parte di tutti noi perché appartiene all'essere umano in quanto tale. E la poesia che cos'è se non una condizione dell'animo, un'emozione, prima ancora della parola, prima ancora della scrittura? La poesia si vive dentro, si vive tutti i giorni e siccome sembra che vogliano strapparcela perché la realtà ci pone davanti a situazioni che ci fanno dimenticare l'essenza dell'uomo, l'essenza della persona e ci fanno allontanare dalla poesia, noi ho detto partiamo con questo veliero corsaro e riavviciniamo le persone alla poesia. Questo è stato il discorso che abbiamo fatto con il dottor Nata e quindi abbiamo avuto una serie di incontri tra amici, tra studenti, tra persone di diversa estrazione sociale e professionale, parlare di poesia. E quindi siamo arrivati oggi a fare quest'ulteriore tappa, quasi fosse un'isola, alla ricerca di questo tesoro. E la mappa ci dice facciamo quest'ultimo passaggio e poi ripartiamo tutti insieme e stiamo crescendo anche numericamente. Il premio di poesia ha questa caratteristica, cioè un premio che è aperto a tutti quanti, ciascuno può partecipare con una propria lirica, ciascuno con una sola lirica e con una semplice tassa di partecipazione e in più due sezioni speciali a cui teniamo molto noi della commissione, perché faccio parte della commissione della giuria insieme ad altre personalità di diverse estrazioni, anche qui di diverse professioni, dove ci sarà una sezione per gli studenti, quindi per tutti coloro che ovviamente
saranno sotto i 20 anni, e per quanto riguarda una sezione speciale proprio dedicata ai detenuti, ai carcerati. Queste due sezioni speciali ovviamente non dovranno dare una tassa, ma chi parteciperà con la propria quota permetterà, oltre a coprire le spese di pubblicazione dell'evento che ci sarà poi della prefezione, permetterà anche ai detenuti e agli studenti di partecipare. Quindi questo è il mio monito per coinvolgervi già da adesso tutti quanti. Fino al 30 novembre ci sarà la possibilità di inviare una propria poesia, e fino al 30 novembre la commissione esaminerà tutte le liriche e poi ci saranno i vincitori. Troverete però tutto sul sito e nel libro, nel pieghevole. Intanto vi ringrazio e vi ricordo che la poesia, anzitutto anche per chi non scrive versi, è uno stato d'animo, è una condizione del nostro spirito, è qualcosa che appartiene all'essere umano, e non possiamo permetterci di rinunciare a noi stessi e alla parte migliore di noi. Grazie. Grazie Bianca Maria, ecco Carinci Lucibelli, grazie per averci raggiunto, ciao cara, prego ti puoi accomodare, Pierpaolo ti illustra il posto, grazie. Avevo visto anche Tiziana Sirna di Andi, però al momento mi sfugge. Domenico Mariani, io vorrei ascoltare una tua poesia. Domenico è un dottore commercialista, ma è di animo nobile e sensibile e da sempre ama le poesie. E dato che papà insomma, ha avuto modo di ascoltarlo anche in passato, Domenico ci ha portato una sua testimonianza. Poi la parola passa all'autore. Grazie, un bel applauso per Domenico Mariani. Ringrazio Camilla, però prima di leggere la poesia volevo, non sapevo che il professore presentava il libro, l'ho conosciuto qualche mese fa, è eccezionale, una persona particolare, e con questo libro che avevo modo di leggere sicuramente sarà un bel libro. Io non voglio far perdere tempo. Una cosa solo voglio dire, sarebbe molto bello, io provengo dalla Fondazione Montale, dall'Università Montaliana, sono stato l'ultimo dei compagni di viaggio di Maria Luisa Spaziani, la grande poetessa di Montale, della Fondazione, a cui ricordo ancora i suoi ultimi momenti. Mi dispiace, lo dico dappertutto, che da tutti è amata Alda Merini, non è amata professore la Spaziani, è morta 2 anni fa, ma nessuno ne parla, candidata al Nobel per la letteratura per diversi anni, anche l'anno di Dario Fo. E purtroppo è chiaro che ti affezioni di più ad Alda Merini che non alla Spaziani. Spaziani aveva una grandissima cultura. Ora io quello che mi piacerebbe, perché Pierpaolo lo sa, quello che a me piacerebbe è che un giorno qui ognuno di noi venisse qui e invece di fare l'intervento recitasse una sua poesia. Sarebbe molto bello che ognuno di noi direbbe veramente, intimamente, ciò che sente, ciò che vive, e così torneremmo veramente alle origini medievali, o direi quasi primitive, di essere tornati tutti i poeti, e il veliero veramente è volato, non è navigato, è volato in alto. Non voglio far perdere tempo, voglio solo, mi permetto questa qua, non so quale scegliere, ne leggo una qualsiasi. Paesaggio marino, inconsueti fiutti d'onda che si riverberano sui sassi consunti della battigia, voci stridule gioiose che si mescolano alle onde del mare in un eco di ricordi lontani che rimbombano nell'archivio della memoria senza tempo, tramonto di linee di fuoco che non riscaldano più l'umida sabbia della sera,
uomo assorto nelle problematiche del ritorno, che si accavallano alle marce ritmiche dei presunti maratoneti e dei wokumpra, che con sforzi sovrumani trascinano sulla sabbia la carretta piena di stracci, che il bagnante smista nella speranza di trovare il surrogato della propria esistenza. Grazie. Intanto sta passando tra i tavoli un leggero aperitivo, ho visto Simona Travaglini, grazie per averci raggiunto Simona, grazie. C'è anche Tiziana, eccola Tiziana Sirna, grazie, tra poco è il tuo momento, grazie Titi, ti avevo già citata. Vabbè, però dai, un secondo. Allora, adesso la parola all'autore, poi per l'autore c'è una sorpresa direttamente da Andy, che è l'associazione che da qualche tempo si sta occupando delle eccellenze made in Italy a tutto tondo, a 360 gradi, non solo nel settore enogastronomico ma in tutti i settori laddove c'è eccellenza, e quindi anche nell'arte. Professor Dottor Lamberto Nata. Tutti, io sono orgoglioso di essere qui stasera davanti a un pubblico così appassionato, così interessato, in una serata di fine maggio caldissima. Ah, si tiene così. Non so mai come si tengono questi domande, in una serata di fine maggio molto calda. Vedo un pubblico appassionato che mi dà una forte emozione, mi ha dato una forte emozione. Non sono abituato ad emozionarmi molto facilmente, soprattutto in pubblico. Mi sono emozionato tante volte, mi emoziono ancora, ma probabilmente in privato. Preferisco le emozioni riservate che tengo dentro di me. Stasera invece devo dire che sono estremamente soddisfatto. Avevo altre opportunità per presentare il mio volume, Cuneo, Torino, e poi ho accettato invece l'invito di mia figlia Camilla e di mio genero di venire a Roma. Avevo avuto tre incontri in precedenza molto positivi col pubblico romano. Io sono abituato a tessere a emettere delle opinioni immediate, rapide, concise, e devo dire che due volte riconosco di aver sbagliato a fornire le mie opinioni troppo rapidamente. Una riguarda mio genero, perché avevo consigliato mia figlia caldamente di non sposarlo, non l'avevo capito. Invece devo dire che, conoscendolo, mi sono reso conto che è una coppia perfetta, che funziona in maniera magnifica, e quindi mi sono dovuto ricredere. Lo faccio con umiltà, perché amo la sincerità e la verità. L'altra scusa la devo chiedere al popolo di Roma. Io ho sempre considerato la capitale, come la consideriamo al nord, la città sporca per eccellenza, la città del compromesso, la città della politica cialtrona, la città mangia e beve, poi vedremo che si fa domani. Roma è una città di grande cultura e di grande capacità di amicizia. Io mi trovo benissimo. L'unica cosa che trovo ancora in Roma è una grande sporcizia. A quello bisognerebbe badare un momentino, perché una città bella come Roma, che racconta la storia di 2000 anni fa, non può essere lasciata in queste condizioni. Comunque, grazie Roma per quello che mi avete dato, per quello che mi avete dato stasera, serata in cui francamente mi sono quasi emozionato. Sentire tessere i miei elogi, non ero abituato, sono una persona abbastanza riservata, che non ama così essere portato in prima mano. Roma è una città molto generosa, molto colta, molto preparata. Grazie Roma, il Nord si inchina a Roma.
se può dare qualche spiegazione, questo è un libro che è un po' una sommatoria in termini matematico, in termini fisico, di una serie di altre tre pubblicazioni che vanno a datarsi molto lontano nel tempo. Ho cominciato a scrivere poesie intorno ai 16-17 anni. Le prime due poesie molto lunghe, molto lugubri, molto pessimiste, con la ricerca continua di un pessimismo voluto e desiderato, sono Il Notturno, che ho scritto forse intorno ai 16 anni, e La Zingara, due poesie che possono essere così lette per curiosità, per capire da dove sono partite, ma valgono poco nulla. Poi ho cominciato a scrivere in maniera seria, intorno agli anni 50, 18-19 anni ho cominciato a sentire dentro di me delle emozioni forti che dovevo esternare, con cui dovevo confrontarmi di volta in volta. Sono gli anni in cui ero in accademia, in cui una sera nella camerata da solo, una camerata che era 10 volte questa stanza, mi trovavo lì, mi è venuta in mente mia madre quando anni prima mi voleva al suo fianco a servire messa al Duomo di Saluzzo in provincia di Cuneo, e l'ho già ricordato altre volte, non voglio ricordarla una volta ancora, ma guardava il crocifisso e piangeva. Ebbene, quell'immagine di mia mamma ha fatto in maniera che io, a un certo punto diventato adulto, mi sia innamorato anch'io della figura di Gesù crocifisso sulla crocifisso in croce. Una figura di una potenza drammatica incredibile, di una verità fondamentale. Ho sentito dire che sono credente, sì, sono credente e me ne vanto. Poi ho sentito dire che sono un uomo di destra, ma non della destra becera del signor Fini e della signora Tulliani. Io sono della destra vera, della destra sociale, e qui mi ricollego a una presentazione di un libro importante che era stato invece presentato a Torino da un grande amico, una grande persona, il professor dottor Acroglianò, che è qui in sala, che aveva parlato a Torino di fronte a una platea tipo la nostra della dottrina sociale della Chiesa. Pensare in maniera sociale non è né di destra né di sinistra, è della persona singola, è degli insegnamenti che abbiamo. Non esiste una sinistra che fa le rivoluzioni e pensa al popolo e una destra che comprime il popolo. La sinistra fa le rivoluzioni, e se condotta queste rivoluzioni sono condotte da persone per bene, fanno il bene del popolo. La destra fa la stessa cosa. Quindi non c'è la sinistra buona e la destra cattiva. Siamo buoni tutti e tutti cattivi a livello individuale, a seconda di come mettiamo in pratica gli insegnamenti che abbiamo appreso in famiglia, sui banchi di scuola e davanti a un crocifisso morto appeso alla croce. Poi ho sentito parlare di questo accenno al fatto che devo cercare di restare in vita per un po' di anni. L'ho promesso a Camilla, perché un giorno avevo un po' in macchina qualche mese fa, la vedevo assorta in pensieri lontani, e le dico: Camilla, cosa c'è? Non ti vedo molto allegra. Ma devi farmi una promessa con questa sua calma serafica, perché lei è la buona per eccellenza, non riesce ad essere cattiva, purtroppo, dico io qualche volta. E mi dice: papà, devi farmi una promessa. Quale? Faccio subito, devi vivere ancora 20 anni. Dico: ma caspita, proprio 80 anni per qualche giorno, come faccio a vivere ancora 20 anni? Papà: no, devi vivere 20 anni, perché io ho bisogno che tu mi stia ancora vicino 20 anni. Va bene, te lo sottoscrivo, considererò la morte per i prossimi 20 anni. Quindi la poesia è nata in me quasi casualmente, ma coscientemente l'ho coltivato sui banchi di scuola. Io ho amato Omero, ho amato Dante, ho amato Ovidio, Virgilio, Orazio, Catullo, la lirica monodica greca, e poi sono esploso innamorato del nostro
800-900, Foscolo, Pascoli, Leopardi, anche D'Annunzio, anche se quello che mi piace meno, del gruppo dei grandi, Manzoni. E ho cominciato a scrivere, a esprimere le mie sensazioni cercando di tradurle in una forma espressiva che avesse una sua musicalità, una sua espressività. Che cos'è la poesia? Cos'è il poeta? L'ho scritto in un mio libro precedente, quello dei 500 aforismi. Il poeta è colui che sa esprimere ciò che molti provano. Questo è il poeta. Quindi il poeta, è nota quale memoria mi è rimasta, ragazzo del liceo, ti ricordi l'appunto che ti avevo fatto allora? La risposta è questa: tu dicevi bisogna avere grandi sentimenti sempre. No, bisogna avere grandi sentimenti e coltivare questi grandi sentimenti culturalmente, facendo assumere a questa espressività di sentimenti quelle forme metriche musicali che traducono una sensazione, un'emozione, un qualche cosa che hai dentro in un qualche cosa che vai a esprimere agli altri. Un'altra espressione che calzerebbe bene il concetto di poeta può essere quella di un uomo adulto che ha il cuore del bambino. Anche questo è poeta. Io ho 80 anni, qualcuno ha detto una cosa bellissima, che non ho vergogna di esprimere i miei sentimenti. Dovrebbe essere idiota aver vergogna di esprimere i propri sentimenti. Sono orgoglioso di esprimere a piena voce quello che provo. Provo amore nei confronti delle persone per bene, sono un po' come il generale Patton che odiava i vigliacchi, perché effettivamente il mondo oggi ha bisogno di compartecipazione, di comprensione, di amore, di interesse che noi possiamo fornire alle persone che stanno peggio di noi. Ricordo un episodio due giorni fa che mia moglie, persino lei, mi ha detto: ma cosa fai? La gente chissà cosa pensa, dico: Luisa, non mi rompere la scatola, per piacere. Una negretta a Saluzzo, ancora un po' casco, la investo, perché era seduta contro un pilastro, si incocca, grazie. Non sgridare sempre, tu no, la tua dimestichezza con sto attrezzo. Chiedo scusa. Allora una negretta che aveva avuto 18 anni, appoggiata a un muro, una giornata con caldo afoso a Saluzzo, bestiale, umido, peggio di quello di oggi, e io mi avvicino a mia moglie: dove vai? Vado da quella negretta. Ma come? La gente chissà cosa pensa che tu vai con le mie mani, ma non essere sciocco. Gli ho detto: hai mangiato oggi? Ho detto: can you speak English? L'ho detto all'inglese. E mi dice: no, non ho mangiato. Allora vieni con me, andiamo a prendere qualcosa qui al bar a fianco. E poi a mia moglie ho dovuto spiegare il perché avevo avuto questo tipo di comportamento. Io non mi vergogno assolutamente di pensare che ci sono persone che non stanno bene, che non hanno la fortuna di vivere come mi posso permettere di vivere io, anche perché io all'età di quella negretta ero povero quanto lei. Poi però col cervello, con la buona volontà e con la salute, che conta anche, bisogna avere la fortuna di avere molta salute nella vita per salire i gradini, volontà, cattiveria interiore, quello che non ha Camilla, e molta salute. E allora col cervello e con queste altre caratteristiche riesci a salire i gradini 4 per volta, e allora arrivi molto prima degli altri. Questo è il principio che ho utilizzato per salire dalla posizione in cui mi trovavo. Eravamo 9 figli, mio papà, l'ho già detto una volta, veniva a casa a fare un altro figlio con mia madre, poi scappava a fare la guerra, era fissato per fare le guerre. E noi crescevamo così, con una tuma. La tuma è un formaggio rotondo tipico delle campagne piemontesi, grossa un po' più di questa cosa qui, e lo dividevamo in 9 figli.
Io avevo sempre fame a quell'età lì, sempre, mattino, pomeriggio, sera, la notte mi alzavo per vedere se c'era rimasto qualche cosa, torsoli di pane e basta. Dico, allora io mi vergognavo di essere povero, oggi sono orgoglioso di esserlo stato, perché l'essere stato povero da giovane mi ha consentito di capire il dramma della miseria e il dramma della povertà. Ci sono famiglie in Africa che non so da chi siano costituite e da chi siano fatte, ma comunque vivono con 2 euro al giorno, signori, 2 euro al giorno, quindi 60 euro in un mese, come si fa a vivere? E hanno 6, 7, 8 figli. Questi sono i drammi del mondo. Allora qualcuno ha detto una frase estremamente importante: perché non coltiviamo ulteriormente la poesia? Perché i famosi padroni del mondo, questi 4 citrulli che si sono trovati a Taormina per fare gli inchini, il baciamano, la tedesca che si metteva davanti a Trump perché voleva portargli via lo spazio, Trump che arriva con 10 minuti di ritardo perché un trombone voleva apparire lui, quell'altro Macron che l'hanno eletto ieri, vuol già comandare l'Europa, ma dico, ma Dio santo, ma chi siete voi? Chi siete? Perché non vi preoccupate dei problemi del mondo? C'è una miseria che ci sta aggredendo da tutte le parti, manca l'occupazione giovanile, stiamo diventando uno dei paesi più poveri del mondo e continuiamo ad andare a raccogliere dall'altra sponda del Mediterraneo 3.000-3.500 persone al giorno che avranno anche il diritto di essere aiutati, per carità, ma dove li sistemiamo? Quando avremo davanti alla porta di casa nostra 20 negrette e 20 negroni che vogliono entrare in casa mia, cosa farò? Non potrò neanche più uscire. Signori, sono problemi che quei là di Taormina devono affrontare, non un poeta. Allora, fate una cosa, ascoltate un mio suggerimento. Quando vi trovate la prossima volta, invece di parlare dei problemi del mondo, parlate di poesia, probabilmente comincerete a capire qualche cosa di quelle che sono le cose che servono veramente oggi per dare una mano a un'umanità disperata, abbandonata a se stessa, giovani che sono buttati lì da una parte, gli fanno fare 3.000 concorsi, mio genero ha superato un esame di abilitazione, bravissimo. Poi un giorno gli è arrivato un pezzo di carta dicendo: lei deve fare un altro esame di abilitazione. Ma io ho già fatto l'esame di abilitazione. Mio genio ha superato 2 esami di abilitazione. C'è da sperare che col 1° di settembre questa trombona che fa il ministro dell'istruzione, che è la terza media, da qui è terza media, signori, da qui è analfabeta. Io non so se ci sia qualcuno qui che è ancora terza media. La terza media per me è analfabetismo. È l'anticamera della demenza totale. Mia figlia è una creatura meravigliosa. Lei si rivolge a suo padre dicendo: vivi ancora 20 anni e dobbiamo chiudere. Allora, io vi saluto, vi ringrazio e vi sono grato per questa stupenda partecipazione. Lo conosco. Resti qui adesso, papà, perché c'è un premio per te. Ciao, vorrei chiamare la dottoressa Tiziana Sirna di Andi, che ha in serbo una pergamena da consegnare al dottor professor Lamberto Nata. Credo come eccellenza della cultura, ma non voglio svelare troppo. Ma io non sono un grande della terra. Non sei un'esperta, stavolta per la prima volta, Camilla, scusate le spalle, metto qua dietro, va davanti lei che è meglio. E questo non è il premio, questo è l'attrezzamento. Sì, assolutamente, perché il 10 luglio ci sarà Tocchina di Nazionale e lei rappresenterà per la poesia un'eccellenza italiana e verrà premiata su un palco di Marazzoni Studiosi. L'avvocato mi ha aiutato. Gli avvocati qua mi hanno aiutato. Sì, poi non potete averla. Grazie, Tiziana Sirna, ancora un applauso. Doppia Italy, 10 luglio. Devo ringraziare la collega giornalista da Maria Terremoto. Grazie per essere qui con noi. Un bel applauso. Ancora l'agente immobiliare dei VIP, Paola Pisani, che ho visto poco fa ma ora non vedo più.
Mi sfugge qualcuno? Pierpaolo Segni, aiutami se qualcuno ho messo. Ah, Tina Vannini, la nostra padrona di casa, un bel applauso per lei. Grazie. Ciao Dani. Grazie Tina per averci accolto egregiamente. Intanto continua l'aperitivo, credo che manchi soltanto più l'assaggio del dolce e siamo a posto. Quindi continuate a restare con noi, papà è a vostra disposizione per firmare e dedicare i libri. Grazie a tutti, grazie a Tony Motran, grazie a Nitta Romastro di Excellence, scusami che non ti vedevo più, eccola, grazie.